Può essere che voi demandate perché io sono qui. E per me è molto interessante, primo per parlare in italiano. E se voi facete questo video, sarà possibile capire qualche cosa della nostra differente filosofia. En italiano, es decir, ser comprensible para un italiano. En francés es otra cosa, en Germania otra cosa, en Norteamérica. Y vos verete la presencia de esta problemática en el mundo africano bantú, en el mundo árabe musulmán, en la India, en la China. Questo diviene mondiale, non esattamente italiano. Entonces, per me è una opportunità. Mia opera, come ho parlato, voi le potete trovare in internet, perché noi siamo in una epoca elettronica, allora è molto facile dopo mio nome in minuscola, Enrique, e una sola parola, Dussel, .com. Tutte le mie opere sono elettroniche e la gente può le prendere senza pagare niente. Gratis di tutte le mie opere, perché io pongo all'editore le condizioni di essere in mia web page. Allora io ho più di 10 libri più in italiano, ma in francese, tedesco, inglese, portoghese, sudcoreani e altre lingue. Allora, se voi conoscete l'inglese, voi potete leggere più. Non sono piccole opere. La Etica della Liberazione ha 700 pagine nella edizione inglese di Duke University Press. È stato il fine di un dialogo di 6 anni con il professor Carl Otto Appel, che è il maestro di Habermas. Allora, lui ha parlato in Messico, io stavo in Germania, lui è andato a Brasile, e ogni anno ha fatto un dialogo in 6 anni sulla etica. Allora, c'è una opera non facile di dire in qualche conferenza. Ma io ho in questo 3 giorni 6 esposizioni e saranno una visione generale. Oggi sarà più storica, domani sarà più la filosofia della liberazione, come è nato il dialogo con il pensiero contemporaneo, europeo, nordamericano, latinoamericano e dopo il dialogo con Asia, Africa, il mondo islamico. Fa 3 anni è stato in Marocco e dona una conferenza grande per 300 ricercatori musulmani e un latinoamericano ha parlato con gli arabi e non abbiamo cominciato un dialogo sur-sur, no? Norte-sur, voi capirete che significa questo in mia esposizione. Bene, oggi sarà piuttosto un giorno storico. Perché? Non sarà la storia come una episteme, una scienza particolare.
una licencia en historia, no. La historia es como el horizonte ontológico del el mundo cotidiano. Es un horizonte obvio, es un horizonte compartido en una cultura, y no soltanto en una cultura, ha devenuto mundial. Una cierta visión de la historia. Y esto será el tema primo, porque es muy importante la destrucción de la visión de la historia que no habíamos. Pero cuando yo digo noi, no es soltanto el europeo. È andato en la Cina, ha donato le conferenze e ellos hanno la stessa visione della storia. In la India, Madurai, Delhi, Bombay, tutti hanno la stessa visione della storia. In Kenya, Nairobi, io ho donato una conferenza a molti gente e ho detto: quale di voi avete una visión, no como yo la explicaré, e persona ha levantado la mano. Tutti gli africani hanno la stessa visión de la historia. Tutti gli europei, tedeschi, inglesi, spagnoli, tutti. Tutti gli americani e tutti gli latinoamericani. Io tengo una esperienza personale. Que c'è una certa visión de la historia que ha devenuto mundial. Me cuesta visión es puramente ideológica. Ha estado inventada por los románticos tedeschi fa due centuri. Y toda la humanidad ha aceptado esta visión de la historia. Con esta visión de la historia es incomprensible. La historia del 90% de la humanidad hoy es soltanto comprensible la historia de Europa y Norteamérica. El de otra gente es out, fuera de la historia. Y esta ha estado mi prima experiencia, porque yo he estudiado filosofía 10 semestres, 5 años de greco. 5 años de latino. Yo puedo leer San Agustino, Tommaso de Aquino, Dune Scoto en latín, porque no tenemos la cultura clásica. Y cuando yo he partido, dopo mi licenciatura en filosofía para Europa, para hacer mi doctorado, he preso un barco en Buenos Aires. Yo he cruzado el Atlántico 4 veces en barco, primo del avión. Allora he sortito de Buenos Aires, he pasado el río de la Plata, el fiume de la Plata es el argento de dove? De Potosí, y yo hablaré del argento, ¿qué significa? He arrivato a Montevideo. E io non sapevo niente di Montevideo, ma io conoscevo Parigi, Roma e Atenas perfettamente. Ma Montevideo, io non lo conoscevo, perché io non ho studiato mai la storia dell'America Latina e io non conoscevo la filosofia che si aveva praticato in Latinoamerica, niente. Il terzo giorno io arrivo a Santos, Brasil. Yo veo gente afro, negra. Yo no había visto en Argentina de negri. Yo digo, en Brasil c'è negri. Yo no conocía la historia de Brasil. He arrivado yo de Janeiro al norte y he cruzado el Atlántico y he arrivado a África, Dakar. Es bello porque el barco va lentamente. Estaba un barco italiano, el Eugenio Che.
24 giorni per fare il bagno. Allora io arrivato all'Africa e aveva altro profumo di gente nigra. Io non conoscevo niente dell'Africa. Dopo è arrivato Casablanca in Marocco e allora è stato il mondo arabo. È stessa cosa. Io conoscevo i greci, i romani, la Età Media, tutta la filosofia moderna, Descartes, Malebranche, Hobbes, fino a Hegel, tutti, ma io non conoscevo neva del mondo arabo. Quando è arrivato al Portugal, a Lisbona, io mi ho preguntato chi io sono. Io stavo un latinoamericano, ma non conoscevo niente d'America Latina, non solo della storia, ma non della filosofia latinoamericana. Fa 5 anni fa ho pubblicato un libro di 1150 pagine, 2 colonne, piccolo tipo, la prima storia della filosofia in America Latina, del 1200 fino al 2000. 1200, primo la discovery of descoberta di America. È vero, aveva filosofia nel mondo azteca, maya e inca, e grandi filosofi, ma prima noi non le conosceva. Allora, questa è un'esperienza dura, biografica, e voi direi, perché è così importante la storia? Io ho donato un corso, per esempio, nella cattedra Alberto Magnus de Köln, Colonia, e un professore che mi ha invitato, una cattedra, sono 3 giorni, ha pubblicato un libro in tedesco, Le Anti-Discourse of Modernity, l'antidiscorso critico della modernità. Il mi ha detto, voi donate molta importanza alla storia. Sì. E perché gli europei non dona importanza alla storia, in filosofia speciale? Perché la storia è stata studiata nelle scuole primarie, secondarie, università, sempre. Ma questa storia non è nostra storia. E se una ricostruzione della storia, io non posso capire che significa essere latinoamericano. Ma se sono africano, io non posso capire che significa essere africano. Se io sono cinese, è così. Allora, il 90% dell'umanità in filosofia crede che la filosofia moderna sia l'unica filosofia e ha una visione negativa della propria filosofia e non la conosce. Questo è il problema. Allora, voi direte, come si fa questo? È interessante. Io ho donato nel 92 un corso di 1 semestre a Frankfurt, in Alemania, in tedesco. E la prima lezione ha stato chiamato l'eurocentrismo. E questo libro è tradotto all'italiano. L'occultamento dell'altro, 1492. L'altro è gli indiani. Gli spagnoli hanno scoperto America, sicuro, piuttosto l'hanno occultato. Non scoperto l'alterità dell'altro, l'hanno interpretato a partire dall'Europa e mai hanno scoperto gli indiani.
Allora, queste classi in Frankfurt, 92 e le 500 anniversari della così chiamata scoperta d'America, scoperta, come è possibile? E aveva essere umani in America? Sì. E questa gente non aveva scoperto America? No. Faceva falta che arrivasse un europeo per dire, ah, non abbiamo scoperto queste essere, ma la prima questione che si è messo, filosofica, è stato, sono umani queste persone? Voi capisci? Una persona umana che domanda a altra se è umana, è una manca di etica, è una negazione dell'altro. En el comienzo de la modernidad, 1491. Pero esto no es la gente superficial de la strada. Es el más importante filósofo de la modernidad, Hegel. Hegel ha avuto la concepción más global de la Europa. Allora, si vos lisiete la ópera de Hegel, es un escándalo. Yo leeré cualquier frase de Hegel, porque, primo, Kant ha una pequeña ópera de Beantworten der Frage, was ist Aufklärung? ¿Qué significa la ilustración? Allora él dice, l'illuminismo è la uscita. Uscita è sortire, è l'exodo. È giustamente, esattamente, la liberazione. È me liberar per opera propria dell'umanità, di un stato di immaturità autocolpabile. Allora he dicho, eine selbstschuldete Unmündigkeit significa qualche persona è ignorante, ma questa ignoranza è colpevole. Il vuole restare in la ignoranza, allora è una immaturità, perché è non è plenamente umana, ma è colpevole. E allora l'illustrazione libererà gli indiani, africani, asiatici di questa ignoranza della quale ille sono egli stessi colpevoli. E se él resiste essere europeo, che significa essere umani, allora io ho il diritto di fare la guerra contro questa immaturità. Kant. Ma Hegel è peggio. Io voglio dire qualche cosa, voi potete leggere in mia pagina in italiano, l'occultamento dell'altro, l'origine del mito della modernità. Questo è al di là della critica della modernità di Horkheimer e Adorno, che l'hanno fatto una critica dell'illuminismo. E io dico, Horkheimer e Adorno sono completamente eurocentrici. Mia critica va al di là di Horkheimer e di Frankfurt School. Per la gente che conosce qualche cosa di filosofia, Hegel dice, il mondo si divide nel vecchio mondo
y el Nuevo Mundo. El nombre de Nuevo Mundo deriva del fato que América no estaba conocida, sino da poco. Puesto mundo es nuevo, no solo relativamente, ma en senso absoluto. Lo es respecto a tutti e sui caracteri propri, fisici e politici. Interesante. Hegel, en su tiempo, pensaba que las rocas, le montagne, le fiume, le vegetali, estaba non sufficientemente sviluppato in America. Le animali è più brutto che in Europa, le animali aveva più development. Él credeva che la geografia era più primitiva. Dice el mare del Isole che si estende tra America del Sur e Asia, rivela una certa immaturità che riguarda anche la sua origine. Non di meno la Nuova Olanda, il non la chiama Stati Uniti, Nuova Inghilterra, è stato Nuova Olanda, primo. Presenta carattere di gioventù geografica, infatti impartendo dal possedimento inglese ci addiestravano nel territorio e scopriamo enormi fiumi, che non sono ancora fatti un letto. Allora il Mississippi, Missouri e l'Orinoco, per Hegel, stava un fiume salvaggio, non come le fiumi d'Europa che sono più civilizzate. Questo è, come voi ridete, la gente in Frankfurt risette e un professore mi ha detto, voi sono il primo che fa ridere la gente sopra Hegel in Frankfurt. E la gente dice, oh, Hegel è un ignorante, non conosce niente, ma ha l'autorità di parlare perché è in Berlino. Io non credo in questa autorità più di nessuno. E ciò che si riferisce in suo elemento l'America non ha ancora terminato sua formazione fisica. L'America Latina ha per conseguenza la terra del futuro. Nel futuro si rivelerà la sua importanza storica, eccetera. Non ha tempo per parlare. Ora di Africa parla Hegel molto peggio che di America. L'Africa è in generale una terra chiusa e mantiene in questo un carattere fondamentale. Tra i neri il caratteristico è il fatto che la loro coscienza non sia arrivata ancora alla intuizione di nessuna obiettività, come per esempio Dio, la legge nella quale l'uomo è in relazione con la sua volontà e possiede la intuizione dell'essenza. Si tratta dell'uomo brutto, l'Africa. Egitto, io mostrerò la storia, è nero. E l'Africa. Egitto è la madre cultura di ebraici e di greci, africani. Tutankhamon è negro. E ha cominciato
la sapienza del pueblo semiti y de Grecia, de la teología y la filosofía de Tebas, 5.000 años fa. E Herodoto, Platone, Aristotele dice: la filosofía ha comenzado en Egipto. Y Aristotele dice: la escolé, que significa para Heidegger la Gelassenheit, la escolé, que significa la escolástica, significa la posibilidad de soltanto lavorar en las cosas del espíritu sin un ejercicio de un lavoro cotidiano, ha comenzado en Egipto, no en Grecia. Atenas, este es una colonia de Sais, una ciudad egipciana. Y para las Ateneas, la diosa, la dehesa de Atenas, esta es la dehesa de Sais, Neis, Atena. Allora, le Greci aveva gli egiziani come l'origine della sapienza africana. E perché l'Africa è il non spirito assoluto? Non ho tempo, voi potete leggere il libro per capire, yes? Sé che io chiamerei l'eurocentrismo, ma è una impossibilità di arrivare a capire l'altro. Io parlerei di Levinas, ma Levinas stesso n'aveva conoscenza dell'altro. Allora, spazio. Hegel dice: Europa è il centro e il fine della storia mondiale. Deswegen un Zentrum der Weltgeschichte. Europa. Questo mare, il Mediterraneo, dice Hegel, è il centro della storia mondiale. E per questo che io necessito una lavagna. Perché è necessario vedere questo nello spazio. E nel tempo, la geografia. Allora, se io fa un mappa rapido, molto rapido, io penso il Baltico, dopo Spagna, Italia, io sono qui oggi, se bello, sono nel centro del Mediterraneo, ma dopo Grecia, il Mar Negro, Turchia, questo è il Mediterraneo. È un problema l'è fatto troppo grande, è molto più piccolo. Ma se così, chi ha qui se l'Africa, molto più grande, e il mondo arabo, la India, la Tanzania e la Cina. Sì, questo è molto più piccolo. E dopo viene qui America, ma di questa parte del Pacifico, perché il Pacifico ha fatto la connessione dell'Asia con America. Tutti i popoli americani sono asiatici. Allora, questa Mediterraneo non può essere il centro della storia, perché l'Indico, che è stato il mare arabo, è molta volta più grande. Il Pacifico è così. Allora, il Mediterraneo è un piccolo mare, non può essere il centro. Ma per tutta la nostra storia, che io ho studiato nella primaria, secondaria, nella università, il dottorato in Madrid e la Sorbona, sempre il centro. E questo è parte della rappresentazione che non abbiamo del mondo. Dice Hegel, la storia
va del este ver lo oeste. Europa, el centro, el fine, Zweck, de la Weltgeschichte. Allora, che è l'Asia? L'Asia è il tempo dell'infanzia dell'umanità. Cina, è qui. Ma è il principio della libertà. En la China soltanto el emperador era libre, el pueblo estaba en la barbarie. Dopo yo parlerò de la China, porque adesso China es più productore que la Norteamérica en la industria. Y qualche gente dice, oh, un miracolo, miracolo por la ignorancia. La China siempre ha estado più avanzata que l'Europa, soltanto le due ultima century ha perduto la priorità. Io mostrerò che significa la Cina, che praticamente tutte le discovery della rivoluzione industriale ha cominciato in Cina. Tutte le macchine sono Cina. Dopo io parlerò di Cina. Dopo Hegel se la India. Dopo l'impero persa e dopo i greci, Alessandro, da qui hasta la Mesopotamia, le ellenistici, e dopo voi conoscete il mondo romano. Questo è l'antichità. Allora l'antichità, dopo viene la Età Media, che è nel mezzo dell'antichità e la modernità. La modernità è europea e l'età media è feudale. Questa idea, l'antichità, l'età media e la modernità è mondiale. La gente in la Cina, en la India, el mundo árabe, en el África, en América Latina, todo el mundo ha esta visión de la historia. Y yo demando, ¿cuándo ha comenzado esta visión de la historia? ¿Cuándo? ¿Qué el tiempo? No es fácil. Pero hay un romántico, Novalis, che dice, noi abbiamo inventato l'antichità, 1790, non più di due secoli, 1790, e l'ha inventato l'antichità. Non è possibile, l'antichità è una storia, no, è un concetto. È un concetto di questo che è primo Europa. Io sono stato in India, un corso in Madurai, è un regno di 4500 anni. E allora le ho domandato, che voi aveste fatto nell'antichità? Allora lui dice, che significa l'antichità? Oh, l'antichità, il tempo dei greci, dei romani, tu. Mai è arrivato un greco e un romano qui, in Madurai. È un regno antichissimo, con una storia di più di 100 milioni di persone che si inseriranno in Madurai. È una cultura fantastica, templi, meravigliose, o con nessun contatto con la ellenicità. Allora io sono fuori dall'antichità. Più io ho dovuto donare un corso in Teheran, Iran.
Allora è cominciato a studiare un libro grosso, la storia dei sciit, degli arabi che sono sciit, non sunit. È molto differente. È come dire un bizantino e un latino. Fa la confusione tra Moscù e Roma, è così parlare di un sunita e un sciita. Quando comincio a leggere, dice il pensiero sciita in la età media, età media. E dico, l'arabo utilizza l'età media e lei, gli arabi e i musulmani, mai hanno stato in l'età media. Il feudalismo è un fenomeno europeo-francese. Ma il mondo arabo mai è stato il feudalismo. Il feudalismo non è una categoria mondiale, è una categoria esclusiva d'Europa. Ma gli arabi cominciano a parlare dell'età media nel mondo arabo, dopo io parlerò. Allora, essi sono europeizzati. Significa che hanno occultato la propria storia. E senza storia non si può fare filosofia. Allora è la questione vita o morte. Il mio problema è divenuto qual è la posizione di America Latina nella storia mondiale. Che per Hegel America ha stato dell'altra parte dell'Atlantico. No en el Pacífico, ma en el Atlántico. Es la tierra del futuro, ma senza pasado. Y si vos no sabes pasado, vos no podés haber presente ni futuro. Es necesario comenzar a hacer toda la reconstrucción a partir de la destrucción de la visión de románticos alemanes. Schlegel, Schiller, Mandelbaum, los tedeschi del norte de Europa no han estado parte del Imperio Romano. Allora no podía andar al mundo latino por justificar el origen de Germania. Allora han inventado popoli indoeuropei. E Alemania si è relato a Grecia, non a Roma. In Berlino, nel 1800, hanno redefinito la filosofia e la prima tesi è la filosofia ha cominciato in Atenas, in Grecia. E se voi non accettate questa tesi, voi non potete essere professore a Berlino. La riforma di Berlino ha fatto dopo la riforma della Sorbonne, di Oxford, Cambridge e di Harvard, e ha stato il nuovo sistema dove il professore è il la persona che fa ricerca, ricercatori, perché primo Berlino, le grandi ricercatori, non è stato professore. E Berlino ha detto il professore deve essere un ricercatore e ha fatto una nuova visione della nel 1800 e Hegel ha questo professore in Berlino del 1821 a 30. Ha stato la culminazione della modernità. Dopo comincia l'agonia. Ma Hegel è questo che ha l'entusiasmo della centralità d'Europa. Allora, quando si domanda che è la modernità, Toulmin, un professore americano molto importante in Cosmopolis, dice, l'origine della modernità può essere Gutenberg.
ya ha fatto la invenzione dell'impronta en 1486. Justamente yo estaba en un instituto de ricerca en Mainz y yo vedeva la estatua de Gutenberg, que ha estado en Mainz y que ha en Mainz fatto la Biblia en la imprenta. Tulmin es un profesor filósofo muy importante, americano. Y no conoce que en el siglo VI los chineses han descubierto el papiro. Y cuando Marco Polo ha arrivato en la China, aveva papel moneda, porque han descubierto la imprenta en el século IX y en el undécimo han impreso en papiri la moneda, miles de años antes que Europa. Y Marco Polo no pudo explicar cuando estaba en la prisión en Génova cómo pagaba los chineses, porque no conocía el papiri y no conocía la imprenta. Y el señor Tulmin, grande filósofo, dice, puede ser que la invención de la imprenta 7 siglos después de China. Ignorancia. Los chineses han descubierto el iron, no el hierro, el acero. Ferro. No ferro. Acero. En el segundo siglo. Y ahora han estado mucho, mucho más avanzados que tutta Europa, e gli arabi hanno preso dalla Cina molte invenzioni. Needham ha una opera in 15 volumi, la storia della scienza e la tecnologia in Cina. E c'è un libro pubblicato in la Cina 1313, prima che Gutenberg, impresso in papieri, un'enciclopedia tecnologica. E Menzi, un americano, ha fatto una mostrazione di questa enciclopedia china y ha mostrado los diseños de Leonardo da Vinci. Ha estado de copia. Nessuna invención ha fatto Leonardo. Tutte le macchine, le parachute, tutto questo stava in un'enciclopedia tecnologica china dove Leonardo ha copiato. La rinascita, è necessario cominciare a studiare che significa. Il battisterio di Florencia si è fatto con sistema chini. Non aveva la possibilità di fare primo questa fantastica finiquito di questa opera, la tecnica è cinese. Io andrò dopo. E tale la ignoranza di questo che ha passato nelle altre culture, che è stata una costruzione. Como no tengo un semestre, finizo con la conosciuta storia mundial que no abbiamo en la cabeza, que una invención eurocéntrica a partir de romántici. Y Hegel es el gran expositor. Hegel es el primo filósofo en la historia que ha visto la historia como l'organigramma di tutte le
filosofía. La fenomenología del espíritu ha una estructura histórica. La enciclopedia de la ascensa del espíritu finisce en una historia mundial. La historia de la filosofía, prácticamente Hegel ha estado el primo que la ha escrito. La estética de Hegel es una historia. La filosofía de la religión es una historia. Y todo finisce en la completion, en la realización final en Germania. Él dice, la esencia de la religión cristiana se acomplice en Germania, la verdad absoluta. Allora, él utiliza la historia, me mete a la Europa como la culminación. Y lo más importante es que toda la élite del mundo colonial ha preso esa historia. Y yo la he preso. Allora, yo cuando he preso mi barco en Buenos Aires para andar a Europa, era un eurocéntrico. E fa 60 años. E tutti i giorni io trovo un aspetto eurocentrico in mia formazione. Tutti i giorni. E allora non è finito di finire col mio eurocentrismo. E questo che io ho il proposito di non essere più eurocentrico, continuo. Bene. Se non è la visione questa che non... Io non ho tempo. Che sarebbe l'altra visione della storia mondiale? E allora è arrivato io in Europa, in Portugal, Spagna, primo, nel 57, e adesso noi siamo 2017, 60 anni fa. Y he comenzado a cuestionarme y dire qué significa ser un latinoamericano, cuál es la posición de América Latina en la historia mundial. Yo he estado 10 años en Europa, España, Israel, carpintieri en Nazaret. Credo che sono il primo in 20 secoli che ha stato in Nazareth carpintiere per una volontà di essere carpintiere in questa plaza. E allora le samedì noi andiamo alla sinagoga di Nazareth e non abbiamo preso il testo di Isaia 61:1, dove el fundador del cristianismo ha dicho, el Espíritu de Dios me ha consagrado. Eso en hebreo es Mesías. El mesianismo, perdonar a los pobres una nueva noticia. Y yo è stato in Nazareth perché avevo un prete francese che ha scritto un libro in 1961 che si chiama Gesù, la Chiesa e il Povero. 1957. Me dopo è ritornato, 1959. Primo, il Concilio Vaticano. E Gautier, che è il francese, ha parlato con l'arcivescovo di Torino, Monsignore Lercaro, e ha cominciato a parlare della Chiesa dei Poveri. Io stavo in Nazareth
en ese momento. Perché? Perché aveva visto qualche cosa che dopo io esplicherò. E quando è ritornato a America Latina, mio primer semestre, io ho fatto un corso che si chiama Hipótesis por el estudio del luogo de América Latina en la historia mundial. E questo libro ha stato mi primo libro. E rehecho la historia, el comienzo. Dopo l'ho fatto molte volte, una nuova visione della storia mondiale, dove la Cina, la India, il mondo bantu, arabo, tutti, hanno una posizione, Europa, molto importante, in la epoca moderna, ma è un'altra concezione della modernità. E allora, del comienzo, ho cominciato la critica alla modernità. Io domani mostrerò filosoficamente come si fa questa critica, ma c'è un'impostazione storica. Allora io volevo donare in 20 minuti un'altra visione della storia. Voi comprendete, questo si suppone molti semestri, in 20 minuti è impossibile. Ma questo, quando il professor Karl Otto Appel di Frankfurt ha visto, e ha detto, mai he visto esta visión de la historia. El profesor en Frankfurt, maestro de Habermas, no es cualquier cosa de secundaria. ¿Cómo fare por hacer otra historia? Hegel dice, la historia va del este al oeste, contra la historia científica. La historia científica, el neolítico, va del oeste al este, justamente contra Hegel. Allora, noi abbiamo bisogno di dire qual è la civilización que hasta hoy no habíamos più de archeologici discovery. Tu dices en questa plaza, en questo luogo ha cominciato la revolución neolítica. Neolítica significa le città. Dove hanno surgito le prime città nella storia? C'è molte discovery, ma la continuità che si dona in questo luogo è definitivo, è difficile da trovare in altro luogo. Al sud di Turchia, nord di Siria, oggi in mano degli Stati Islamici, sono città di 7.000 prima del cristianesimo, città di 7.000 anni, è giustamente la Mesopotamia, se giustamente Iraq, Iraq, comprendete, Iraq, l'Eufrates e il Tigris. Le barbari del secolo XXI hanno distrutto le più antico luogo della civilizzazione umana, Iraq. L'hanno distrutto completamente. Hanno distrutto Baghdad nell'Eufrates. Io stavo negli Stati Uniti e una professora in California mi ha detto, io vengo da Baghdad. Oh, voi venite da Baghdad?
interessante. E voi sei musulmana? No, io sono giudaica. E di che century è vostra famiglia? Mia famiglia è del quarto century. Hanno stato le autore del Mishnah. Il Mishnah è un libro di commentario della Bibbia del popolo giudaico, come le patrie della Chiesa per i cristiani, un libro sacrado. Allora ha fuggito da Baghdad perché sta distrutto. Baghdad significa Roma, Parigi, Londra, insieme. Pensate che è stata distrutta Roma, total, Parigi, Berlino e Londra. Non restava niente. Questo hanno fatto oggi Mr. Bush in Iraq. È terribile. Io conosco la storia, ma il signor Bush è un ignorante che non conosce niente e ha distrutto una città sacrada, centro della storia mondiale 500 anni, io parlerò dopo. Significa questa gente che sono il Pentagono, i militari, che dona bombe, non conosce la storia. E soltanto conosce la storia del suo paese o un poco d'Europa, ma distruggere Baghdad è distruggere niente. L'essere è Parmenides, le non essere non è. Obvious. Non è necessario molta filosofia per dire qualche stupida formulazione. Non è così stupida. L'essere è le greci, le non essere, le non greci, le barbari. L'essere è Hegel o Europa, le non essere e tutti gli altri popoli della terra. È terrorifico. Questo Levinas non aveva senso, ma il ha mostrato qualche parte di questo. Ma il aveva una visione completamente a partire d'Europa. Io le ho domandato a Levinas: voi vedete la Shoah, la distruzione del popolo giudio in plena Europa bianca, perché le giudaiche sono bianco. E che è che voi pensate sulla la distruzione di milioni di indiani nel secolo X, o di milioni di schiavi dell'Africa che hanno stato portati in America? E Levinas mi ha regardato e mi ha detto: io non posso pensare questo, voi dovete pensare. E allora mi ha donato il punto di partita della creatività filosofica futura, perché io posso pensare al mondo, e lui non poteva pensare, lui pensava soltanto Europa. Allora noi siamo in questa situazione oggi, perché Europa è in crisi, l'America ha cominciato a essere come Cina e on è in una nuova situazione. Mia visione della storia adesso aiuta a leggere il giornale di tutte le dia, perché la gente dice: c'è una lotta tra sciita e sunnita e l'Arabia Saudita contro Qatar. Che significa?
Yo no sé. Bueno, eso es historia. Es necesario saber qué significa esta guerra. Como no conocemos, no capisco y destruimos todo, no hemos destruido niente. La Mesopotamia, fa 5.000 años fa, Günter Frank, un gran intelectual holandés, tedesco, latinoamericano, él parla tutta la lengua, Günter Frank, que es uno de los inventores de la teoría de la dependencia, dopo se ha messo a estudiar la historia de la economía y parla del sistema de los 5.000 años. Y bien, el sistema de los 5.000 años ha comenzado en la Mesopotamia. Por ejemplo, no habíamos la semana de 7 días. Viene de la Mesopotamia. Così simple. Le 7 es un número complicado, porque el 7 es un número primo que no se puede dividir, allora el 7 es la perfección. El 6666 no arriba al 7, es 6 y comienza de nuevo, y no arriba al 7, 6. Entonces, 666 se el mal en el apocalipsis. La perfección, 7. La imperfección, el mal, 6. Esto es la matemática de la Mesopotamia. El teorema de Pitágoras no le troviamo 3.000 años primo Cristo en piccoli ladrillos, piccoli documenti de Asiri en la Mesopotamia. Y le han comenzado la matemática en el senso prácticamente moderno. Entonces, aquí no habíamos un rey, Hammurabi. Fa 3.700 años fa. Allora, yo he donado una conferencia en Rabat, en Marruecos, a gente islámica, un latinoamericano. ¿Y cómo he hablado a los árabes? Yo digo, noi parleremo hoy del tema común al musulmán, al judaico, al libanés, al cristiano. Noi parleremo sobre el semita, porque tutti sono semita. Semita, porque le semita hanno surgito exactamente en la península arábiga y han andado a la Mesopotamia. Allora, la prima legge que noi conosciamo en la historia escrita se el código de Hammurabi. Es una petra negra que voi potete trovare en Parigi, en el Louvre, el Museo del Louvre. E Hammurabi dice: yo he fatto justicia con la la fame del altro que es muerto. He hecho justicia con el órfano, el filio de altro morto, no es mio figlio, ma il figlio dell'altro. Io ho fatto giustizia con il povero, povero, che non è le ricche, è povero. Io ho fatto giustizia con il straniero,
¿Extranjero? Extranjero. El Evinazo, yo retornaré. La fame dominata e senza protezione se l'altra, se la devoda. Il figlio. Vedova. La vedova. Ah, vedova. Viuda, viuda. Il figlio o figlia che non ha padre e famiglia è un povero. Allora he hecho justicia con el altro. El pobre, el altro. El extranjero. Adesso non abbiamo extranjeri de Siria y de África. E noi le cristiani. ¿Qué es esto? Noi dobbiamo leggere le leggi di Hammurabi 3.700 anni fa per comprendere la etica. Io mi chiamo Dussel, ma non soltanto. Ambrosini. Allora, il padre di mio nonno è stato in Milano e Genova, pobre, e ha partito a Buenos Aires. Io sono una famiglia pobre e l'Argentina l'ha ricevuto. E come adesso noi riceviamo il sirio, il libanese, l'Africa, Libia e più. Noi abbiamo distrutto questo paese per prendere l'oil. El petróleo. Y después esa gente viene aquí. Y nosotros somos la causa de la pobreza. Porque nosotros hemos destruido Siria, Afganistán, Libia y todo. Y nosotros hemos hecho el Estado Islámico. Porque el fundamentalismo musulmán mai ha trabajado con las armas. Me la CIA ha formato a partir de credenti musulmani una militari che hanno stato in Afghanistan contro il comunismo russo. Ma dopo hanno detto, ah, il problema non è soltanto le russi, il problema sono gli americani e si hanno ritornato contro l'Islam. E tutti questi fondamentalisti musulmani noi li abbiamo educati. E adesso hanno distrutto tutto il Medio Oriente e non vogliamo sapere con la gente che arriva. Capisce? Io parlo così, chiaro. Perché io sono professore di etica, non di filosofia. La etica o è concreta o è ipocrita. Parla molte cose, me le dite tutti i giorni, non comprende che si passa. Mia etica è empirica, è ontologica, voi le vedrete, perché io conosco la filosofia moderna in tutte le lingue europee, o principali. Allora, l'umanismo semita comincia in Mesopotamia, e della Mesopotamia il popolo giudaico ha stato nell'esilio in Babilonia con Nabucodonosor. Ebbene, Babilonia è 50 km al nord di Baghdad, sopra l'Eufrates. Allora è la storia di 5.000 anni. Oggi, ma l'ignorante del Pentagono non conosce niente la storia. Allora il distrutto è tutto perché sono barbari. E non sape che sono le luoghi più sacrati della storia umana. Terribile. È necessario llorare. Piangere. Ma voi direte, che ha fatto questo con l'America Latina? Completo. Perché l'espagnolo
han estado parte de este mundo y han arribado a la América Latina con una croce para evangelizar el indiano. Allora, esta historia es mi historia. La segunda grande civilización es la egipciana. La prima dinastía son exactamente 5.000 años. Y ahora, segunda vuelta, el Egipto es presente. ¿Qué significa una pirámide? Es una tumba. ¿Por qué los egipcianos metieron el cadáver en una tumba? Porque él creía en la resurrección. Y muchos cristianos creen en la resurrección. Ah, yo no soy vos, me, los cristianos, y mucha gente en Italia. Y viene de Osiris, que esté el Deo, Dios, Dio de la resurrección. No es judaica, es egipciana. Es muy interesante. El mito osiríaco es para mí el mito más importante de la ética de todo el Mediterráneo. Es importante porque no es problema de creer o no creer en la resurrección. Este es un problema religioso. Pero para el filósofo, si yo creo en la resurrección, yo tengo un cierto senso de la vida cotidiana. Senso. Perché gli egiziani non credevano nel corpo e l'anima, ed egli credeva nella carne. E la individualità, la ca, il principio personale, ca. Allora moriva la persona tutta, non aveva anima. No aveva inmortalidad del ánima, moreva, ma restaba la ca, que es stata una individualidad. Allora confrontaba a Osiris. Y Osiris le demanda a la persona morta que justifique, que argumente. ¿Por qué ha mérito la posibilidad de la resurrección? Y ahora, en las pirámides, ma dopo en la tumba più piccola de Camponese, gli egiziani escribeva en papiros o en el muro le acti buono que han fatto en la vida. Para no dimenticare el día del giudizio. Allora sortaba y decía, yo he fatto questo, 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 bono. Y allora Osiris si consideraba justificato le acto boni, le donaba la vita e la resurrezione. Questo è molto importante, perché io ho stato in Tebas, en Memphis, en Egipto, y le piccole casa hoy de esta gente es exactamente como fa 5.000 años. Son così pobre. Me Osiris ha devenuto la conciencia ética que me dice un giorno, en el giudizio finale, esto no es ebraico, no es cristiano, no es musulmán, es egipciano. En el giudizio finale, voi mostrarete públicamente tutto che voi aveste fatto. Allora,
Es necesario prestar atención a tutti mi acto porque será público. Le antropologi han recoltato tutti questo testo e han fatto un libro che si chiama El libro de morti. A verità, non è il libro de morti, è il libro dove sta scritto tutti gli atti buoni della umanità. En la Biblia ebraica e cristiana si chiama El libro de la vita. Era il libro delle morti. En el capítulo 125 voi trovate un testo tremendo. El morte dice a Osiris: che è io fatto de bono? Escoltate. E donare de mangiare a secchia fame. E donate di bere a questo che ha sede, sì? E donate un vestito a questo che è nudo. Le donate una barca al peregrino, perché stava il Nilo, un grande rio. Allora, questi quattro atti sono in relazione alla vita. Mangiare, se io non mangio muoro, se io non posso vivere nel deserto io muoro, se io tengo freddo io muoro, se non è una barca nella inondazione del Nilo io muoro, è la vita o la morte. Questo è il criterio materiale fondamentale, materiale, è un'etica. 30 secoli dopo questo, fondatore del cristianesimo ha detto la stessa cosa. Ma è molto interessante. Io sono stato nel Cairo, in Egitto, e è andato a un quartiere copto. E allora c'è una piccola chiesa. Che è qui? Noi veneriamo la memoria di Gesù che è stato in Egitto. Ah! Io dico, ah, adesso io ho capito. Il tale Gesù è un esiliato politico. Voi direte, no, è un esiliato religioso. No, no. Herodes ha ucciso tutti gli infanti in Betlehem, in ebraico Bet, Beit, House, casa, Lehem, pane, la casa del pane. Perché? Perché ha ascoltato che aveva uno della famiglia di David che poteva occupare il lugar di Herodes che aveva negoziato illicitamente con i romani. Allora un figlio della descendenza di Davide poteva essere re, è un problema politico, non religioso. Gesù ha stato esiliato in Egitto, esiliato politico, perché io stavo esiliato politico in Messico. Allora ho capito la questione. Ma lui ha riprodotto esattamente il libro dei morti, non Isaia 58, che Isaia parla un poco del tema, ma non nell'ordine che l'ha fatto Gesù in Matteo 25. Significa che il mito di Osiris è fondamentale nel giudizio del cristianesimo e del pensamento musulmano. Ma non finisce da. La questa finisce, adesso l'scandalo, c'è un
político es un filósofo que, sabe, que se llama Engels. En el prólogo de L'origine della famiglia, este amigo de Marx dice le cuatro necessità, bisogna fondamentale dell'essere umano, se mangiare, vivere, avere un vestito e una casa. Una casa, dice Gesù, e non una barca, perché in Israele non c'è un rio, il Giordano è un piccolo niente, non è il Nilo. Allora Gesù ha cambiato la barca del Nilo per una casa. E Engels cambia l'acqua per la calefazione, perché in Alemania c'è molta acqua, ma fa freddo, e nel deserto manca acqua, ma è molto caliente, allora la calefazione non è necessaria. La etica che dona mangiare, a vivere, un vestito e una casa, è una etica della corporalità. E io prendo tutto di questa storia, perché è latinoamericana. E adesso voi potete vedere, noi abbiamo molte cose dell'Egitto, oggi, perché questa storia continua. Voi comprendete che io non ho un semestre, ma soltanto una conferenza. Dopo, io devo andare all'est, devo andare prima, dopo la Mesopotamia, alla Persia, all'Indostan e alla Cina, perché questo è 7.000, 5.000 anni fa, ma la Persia dopo è molto più recente. La India, sono le Arie che vengono del nord, sono 20 secoli prima Cristo, e la Cina c'è 10 secoli che comincia il pensiero, per esempio, i Qin, la filosofia cina comincia. Ma no, non è finito. Dopo viene l'America Latina. Gli indiani sono l'estremo oriente dell'estremo oriente e l'hanno cruzato a America 30.000 anni prima nostra epoca. E l'Homo sapiens ha entrato a Europa, ma ha stato resistito per il Neanderthal. E allora in Europa l'Homo sapiens più o meno ha entrato 30.000 anni fa, come il Homo americani ha arrivato in America. Il nord è andato al sud e 12.000 anni noi troviamo essere Homo sapiens in la terra del fuoco, del sud di Argentina. E allora l'Homo sapiens ha avuto bisogno di 20.000 anni, un chilometro in 1.000 anni, no, un chilometro per anni, 20.000 chilometri. Allora è stato facile, ha avuto un'invasione hacia il sud, e allora c'è in Mesoamerica, Messico e Yucatán, una alta cultura azteca. E dopo nel Perù, Incas. Ma questa cultura stava al livello d'Egitto. Aveva scrittura, aveva tradizione, una visione della cosmologia e tutto, che noi studiamo adesso moltissimo, e noi possiamo cominciare a avere una filosofia
perché aveva de gente come Nezahualcóyotl che ha fatto una sviluppo di un pensiero completo. Allora, comprendete, Hegel dice la storia va dell'est all'oeste, no, il neolitico va dell'oeste hacia l'este, e questa è la posizione di America Latina. E la connessione dopo, nel neolitico, ha stato il Pacifico. Nel Pacifico è il centro che llega la gente di Indochina. Si questo è Kamchatka e Bering, e questo è America, che è così. La isla New Zealand, Nuova Zelanda, è qui. Sono polinesici, ma Samoa è il centro della cultura pacifica. Allora, c'è gente di Nuova Zelanda che è andato a Australia, le Maori. Eli hanno arrivato molti in spedizione a America. E le Mapuche, che sono le indiane di Cile, Eli chiama al leader della comunità Toki, come il cacique, il guerrero principale, il che fa la guerra, e ha una pietra con una forma speciale che le prende la mano, si chiama il Toki. Io sono stato in un seminario in New Zealand, è andato al museo e aveva nel museo di Nuova Zelanda il Toki con lo stesso nome e lo stesso oggetto qui e in Cile. Allora la cultura del Pacifico è andata dal sud-est asiatico a tutte le isole e ha passato per lì. Gli esquimali sono le ultime che sono in Siberia e in Alaska, e tutte le altre hanno passato al sud, e questa è l'origine. Ma, attenzione, la montagna del Pacifico, più di 1000 metri di altura, sono le grandi culture urbane, milioni di contadini, agricoltori. Allora, gli spagnoli hanno arrivato, hanno preso la cupola e milioni di indiani abituati al lavoro hanno continuato a lavorare. Ma aveva una seconda tipo di cultura del cacciatore e del pescatore che non aveva città. E dopo le nomadi del nord e le nomadi del sud. Allora aveva tre tipi di cultura e aveva un differente tipo dopo di colonizzazione. E questo va a determinare. Ma la Mesoamerica è la quinta colonna della storia mondiale. Mesopotamia 1, Egitto 2, il Indo, che oggi è Pakistan, 3, la Cina, 4, Mesoamerica, 5, e le Inca, 6. Queste sono le 6 culture principali della storia mondiale. Significa che quando gli europei arriveranno alla Cina, a la Cina, no a América, ya le contaré, han preso contacto con una alta civilización como el Egipto, y este es el lugar en la historia universal de nuestra prima etapa. Esto sería la colonna de la, le colonne, colonne. Colonne della storia
mundial, no la antigüedad. La segunda época, y andaré più rápido, ma è molto importante, sono le invasioni, sì, di cavalieri del cavallo e del ferro. E l'origine di questa espansione è il Gobi. Il Gobi è l'esplicazione di tutta la storia di Eurasia. Eurasia, che qui è il Giappone, e l'altra parte di Eurasia è Inghilterra. Due isole. E questo è un continente, Eurasia. Ebbene, Gobi è l'espansione. De Gobi hanno partito per America, hanno partito al sud e hanno partito tutto questo che si chiama le indoeuropee a cavalli. E hanno invadito la Mesopotamia, la India, la Cina, la Chue Chi, sono le persa, i medos, i germanici, gli italiani, viene del popolo germani, e tutto questo arrivava dal nord, del Gobi, in movimento. I greci è uno di questo popolo. E allora, per me è stato molto interessante vedere l'antropologia, la etica, la politica, la ontologia di tutto questo popolo. Perché c'è semelanza entre il pensiero della India, il pensiero persa e il pensiero greco e romano. In questo tipo di popolo, di populi, l'antropologia ha stato concepita un corpo, in greco soma, e dopo l'anima, psiche. E questo viene dalla India, ma è arrivato a Grecia, è arrivato a Roma, e allora è tutta antropologia, una concepzione della politica e una etica. Ma giustamente la etica è una etica, per esempio, come Aristoteles, è una etica della virtù, arete, è una etica dell'alma, dell'anima. E per Plotino, il corpo è o proton kakon, ho proton kakon. Il corpo è il peccato originale. Il mito adamico ha niente a fare con il peccato originale. Dire che Adamo e Eva hanno commesso il peccato originale è un ellenismo, non è semita. Il mito adamico è il mito del male oggi e sempre. Non è il peccato originale. Questo è la ellenizzazione del pensiero giudaico-cristiano in Grecia e Roma. Questa è un'antropologia dualista. E l'antropologia mesopotamica semita è unitaria. Egli, le semiti, Amurabi, gli egiziani, specialmente le juif, los judíos, el cristianismo primitivo, el Nuevo Testamento, non c'è anima. Psiche en el Nuevo Testamento significa vita. E allora el essere umano è la sher, la carne. Questo in ebreo è basar, in ebreo moderno, basar, la carne. E la parola creatrice, diventa
corporalità. Io parlerei dopo che significa questo in filosofia, perché se uno sa e sa, io non lo capisco niente del sé che... Allora, mio primo libro, mio, nel 1961, è stato L'umanismo semita. Allora, io ho fatto la descrizione del popolo semita, di Hammurabi, gli Assiri, Palestina, Fenicio, e dopo, il popolo giudaico, cristiano e musulmano. E tutta questa tradizione è completamente differente alla visione greca del mondo. Per Plotino, che ha stato nel mapa, se il Mediterraneo è qui, Alessandria è stato in Egitto, secondo secolo dopo l'origine del cristianesimo, che ha fatto la sintesi del pensiero indoeuropeo che è arrivato dalla steppa eurasiatica, per Plotino il corpo è il male, è il peccato originale. Noi siamo, gli umani, un'anima ingenerata, che è eterna, che ha tombato in un corpo. Il corpo è l'origine del male e noi dobbiamo negare il corpo e ritornare per la contemplazione a Dio, alla divinità. E allora l'anima è ingenerata, è immortal a Thanatos, una è Oseos, divina, e il corpo è l'origine del mal. Allora la sessualità è l'origine del mal. E non abbiamo non soltanto un dualismo, ma un machismo antifemminista nel pensiero greco. Allora, questo pensare ha niente a fare con il pensiero semita. Io, il secondo libro che io ho scritto dopo l'umanismo ellenico, che è stato questo, stava l'umanismo semita. Allora, il corpo, non esiste il corpo. In la traduzione dell'Antico Testamento, dell'ebraico al greco, le Septuaginta, che hanno tradotto questo in Egitto, nella prima catarata, e io ho andato fino al Nilo e alla isla dell'Elefantina tu vedere come è stata questa comunità giudaica, e lì traduceva la carne come soma o come sarx. Attenzione, sarx. La sarx è la carne, il soma è il corpo, però il concetto è basar. L'essere umano, il ser umano, è una unità corporal, no, de corporalité. Io dico, non corpo, sino corporalité. Non è un corpo in Leiblichkeit. E per questo che la parola si è fatto carne, non corpo. E aveva una eresia nel secondo l'apollinarismo, che ha creduto che il verbo di Dio ha preso il corpo senza anima in Cristo, questione dell'epoca. Questo è molto importante perché entonces l'essere umano è material, corporal. Mangiare è il primo comandamento, perché se io non mangio, io moro. Il principio è la vita. E dove si trova la vita? In la sanguine. E per questo che il giudaico prende un animale, le sacca la sanguine
e dopo è kasher, pure, e può mangiare. Per il pensiero semita, c'è la carne e la sanguine. E voi intendete la carne e la sanguine e l'Eucaristia. Non è il corpo e l'anima. E questo è il vocabolario di Marx. Io mostrare, questo è un giudaico fantastico. I marxisti non hanno visto niente in Marx, non hanno compreso il semitismo di Marx. Marx è stato giudaico. 400 anni di rabbini di Trier. Io ritornerò. Allora, cosa? Feuerbach ha detto l'essenza del cristianesimo è bevere e mangiare. Sì, bevere la sanguina, che è la vita, e mangiare il corpo, che è simbolizzato nel pane. Ma questo pane ha un simbolismo speciale, è il lechem in ebraico. Allora, io penso nel pensiero semita in ebraico. Walter Benjamin non ha conosciuto l'ebraico. Non abbiamo andato al di là Benjamin. Ma io capisco moltissimo a Levinas, perché Levinas pensava in ebraico. Allora aveva una connaturalità. Ha stato il primo che ha fatto una filosofia dell'esperienza semita, non come teologia, come filosofia. Dopo io ritornerò. Ma allora, adesso è comprensibile molte cose, perché c'è una unità e questa unità può divenire feticista, se può essere chiusa e non ascoltare la parola dell'altro, il verbo, il logos. È interessante perché l'antico dios egiziano, che è Ta, Egipta, Copta, Copto e Egipto è la stessa cosa. Egi significa adoratori di Ptah. E Ptah è stato il grande dio del mondo egiziano. Entonces, un vescovo d'Elefantina mi ha detto a me, Copto e Egipto, è la stessa cosa, perché le due, Copta, Egipta, parla del dio d'Egipto. E ta ha due componenti. Horus, se l'amore, l'effettività, se la tendenza, Horus. Ma non ta, sino taht. Se la lengua, la lengua, e la lengua diviene nel popolo di Israel davar. E la davar è la parola di Dio. Me viene d'Egipto. E la parola se fa basar. Me basar el essere umano, ma la parola è la interpellazione etica dell'altro che trasforma la umanità. La parola diviene carne, la incarnazione. Però cuidado, è necessario prendere con cuidado. Questa Deo, che è la lengua, deviene nel pensamiento greco il logos. Entonces,
Oggi Habermas parla di Gerusalemme Atenas, perché ha fatto un seminario con un alumno di me in Stony Brook e allora ha scritto un libro, Gerusalemme Atena. Ma la questione non è Gerusalemme Atena, se Memphis, che è la madre di Gerusalemme Atena. Gli egiziani sono più antichi che gli semiti e che gli greci. E allora è una cultura negra dell'Africa. Hegel. Gli africani non avevano spirito, ma sono la cultura madre di Gerusalemme e di Atenas. E l'Africa è all'origine mediterraneo di molte cose. Bene. La seconda etapa è l'invasione indoeuropea, dove sono i greci, e no, noi studiamo in filosofia la filosofia greca-romana, ma noi non studiamo la filosofia della Mesopotamia, manichea, e tutta la filosofia persiana. Non studiamo le Upanishad, il Rig Veda e la tradizione hindù, e non studiamo la gran metafisica di Lao Tse e del I Ching chino. Soltanto no studiamo l'Occidente, ma non gli altri popoli indoeuropei. La terza etapa sì, l'invasione esattamente dei Semiti. Del deserto arabico han sortito, io ritorno, lascia. Sì. Del deserto arabico han sortito gli assiri, i babilonici primo, e gli aramei che hanno stato in tutto il Medio Oriente, gli giudaici, i cristiani che hanno fatto la conquista religiosa del Mediterraneo. Ma dopo, nel 623, l'espansione islamica. E questo è fondamentale, perché l'Islam ha sortito e ha preso il corazon, il cuore del pensiero semita cristiano. Ha preso tutte le grandi culture cristiane, l'Egitto cristiano e tutto, e è arrivato fino al Marocco, e nel 736 è arrivato a Poitiers, a 150 km da Parigi. Si aveva preso Tariq, Parigi, in questo momento io parlerei arabe e non un romanzo latino. L'arabe è arrivato a Marocco, a Tunis, arrivato all'Egitto e va per il sud del Sahara alla savana, ma allora è preso la Mesopotamia e ha fondato Baghdad nel 758. Baghdad è stato il centro d'Eurasia. De Baghdad sorteva 100 caravani di cameli all'Egitto fatimita, a Costantinopla cristiana, tu Kabul, antil el Mogol in la India, per il nord del deserto arrivava alla Cina, ma dopo de sultanati nel sud-est asiatici, Malacca, e arrivava fino a Filippinas. Allora, il mondo arabo
arribaba del Atlántico al Pacífico y Europa era un piccolo mundo de Viena a Granada, 60 millones de personas máximo. La China en este momento aveva 150 millones de personas, tres veces toda Europa. Y ahora noi parliamo dell'età media. L'età media è una età oscura. Oscura per i cristiani. Feudalismo per i cristiani. Ma il mondo musulmano non è stato mai in l'età media. Stava una cultura urbana. Il califato di Córdoba stava in Spagna. Fes era una gran università con mille di studenti in Marocco, ma le Fatimita stava qui e tutto questo mondo in filosofia stava in plena effervescenza. Allora, nel 836 al Kindi, en Alepo, Alepo, e voi aveste letto il giornale, Alepo distrutto, total. E io decía, oh Dio, hanno distrutto la prima città dove Aristotele ha este tradotto all'arabo. Al Kindi ha comenzado el pensiero científico, matemático y metafísico de Aristóteles en el noveno século, cuando Europa no conocía niente. Estaba un continente con un muro que le había puesto el mundo musulmán. Y esto es la Edad Media, oscura, porque no había conexión con el sistema. Si voi siete in Baghdad, voi potete andare a Cina, a Filippinas. Maimonides stava un gran filosofo giudaico e teologo in Córdoba, ma dopo ha stato in Fez e ha morto in Cairo. Era facile andare nel mondo, gli europei, Marco Polo, un campione olimpico. Un europeo è arrivato alla Cina. Ridicolo, perché da Baghdad sorteva 100 caravane con mille di camelli che arrivava alla Cina nel tempo di Marco Polo. Si capisce? L'età media è l'enclaustramento, l'isolamento che ha posto il mondo musulmano al mondo latino-germanico, perché Bizanzio aveva Costantinopla e ha resistito. Ma nel 1453 è stato preso per i turchi. Si è finito la gran città fondata per Costantino nel 330. 1100 anni è stata la capital del Imperio Oriental, ha tombado en manos de otomani. El otomani ha estado fino 1688 junto a le muri de Viena, son próximos de Europa. Y en enero, janvier de 1492, Regi cattolici hanno preso l'ultimo regno in Europa, in Granada, enero. In ottobre Columbus ha arrivato alla Cina, non America. Io raccontare questo. Ma voi comprendete, Europa stava isolata.
no podía entrar al mundo euroasiático. Adesso es necesario comenzar a capire la matemática più sviluppata del mondo stava in Baghdad, en la scuola della saggezza, sabiduría. Álgebra, ¿è un capítulo della matematica? No, el nombre de un matemático de Baghdad, Álgebra. Egli aveva le grandi matematici nel secolo X, XI e XII. Egli aveva la scienza sperimentale, conosceva che il Sole è il centro del sistema solare, molto più prima che Galileo e che Tolomeo e tutto questo. Tolomeo no, è un'altra storia. Le chinesi conosceva non soltanto le nuove planete, él conoceva que el Sol es el centro, ma que le planete no aveva un percorso circular, me ovoideo. Conoceva el año de Venus, Marte, Júpiter, el año de cada planeta. Primo Galileo, le chinesi. E allora Needham mostra tutto questo. Come è arrivata la filosofia greca a Parigi? Costantinopla, egli sono l'eredità dei greci, perché sono greci e parlava greci e scriveva, hanno stato sempre. E gli arabi hanno preso delle Costantinopla tutto il sapere, la mesquita dell'arabo, sono la grande costruzione bizantina. Allora, gli arabi sono l'eredità della Grecia. Allora, io ho studiato filosofia e diceva Grecia, Roma, la Età Media, e la modernità. Questa è un'invenzione. Roma e Grecia, Roma è una cosa, il mondo latino, però Grecia è andato a Bizanzio. Bizanzio è andato alla scuola della saggezza in Baghdad. Ma Avicenna, per esempio, Ibn Sina, stava in Samarcanda, che è una città oggi in una repubblica musulmana al nord di Siria e di Afghanistan. Aveva Avicenna una biblioteca di 400.000 libri e Carlo Magno aveva una biblioteca di 80 libri. Carlo Magno aveva 80.000 libri e Avicenna contava con 400.000 manoscritti. Questa è la differenza tra la scienza europea e l'arabo nel secolo XI. E da Baghdad è andato alla Cairo Fatimita, è andato a Fez e a Córdoba. In Córdoba ha stato la gran filosofia dell'epoca. Ibn Sina, Avicenna, Maimonides, con Fez. E hanno tradotto dell'arabe al latino. E è arrivata la filosofia in Parigi. Allora, questa è un'invenzione eurocentrica. Le greci hanno andato a Bizanzio, le bizantini hanno andato al mondo musulmano, a Córdoba, e dopo ha été tradotto al secolo XIII e ha cominciato in Aleppo nel 9
secolo. È arrivato a Parigi nel 1200, quattro secoli dopo. È differente. Allora, Samir Amin ha scritto un libro, L'Eurocentrismo, ha mostrato il mondo musulmano. Il mondo musulmano è un mondo urbano, commerciale, niente a fare con il feudalismo, aristotelico e razionalista. Avanti che la razionalità medievale e moderna, matematica, empirica, aristotelica. Allora, noi dobbiamo fare altro tipo di filosofia per capire molte cose. L'età media è il tempo che l'Europa subdeveloppata, secondaria, periferica del mondo musulmano è stata chiusa. Come poteva sortire? Ha fatto le crociate per prendere il centro del commercio mondiale e le fatimite l'hanno ritornato dopo un ciclo e le cristiane hanno ritornato. Non poteva niente fare con un mondo molto più sviluppato che il mondo arabo. Come per sortire? Per due spazi, due. Moscú en el norte, que por el contacto con los cosacos ha comenzado a expandirse en el techo del mundo y ha arribado al fin del siglo XVI a Kamchatka, el Pacífico. Esta es la tundra pobre, no había niente, soltanto la piel de animales para hacer le abrigos, nada. L'altra possibilità è che il Portugal, andare all'Africa, Angola, al mondo arabo, alla India, fino al Giappone. Ma questo è stato conosciuto. Allora non aveva novità, perché l'altra possibilità era andare per l'Atlantico. E questo non si aveva fatto mai. E Columbus, che è un italiano di Genova, che conosceva il Mediterraneo e conosceva l'Atlantico per Inghilterra e la costa d'Europa, aveva un mappa. E questo è molto importante. Aveva un mappa. E se questo mappa è un mappa che oggi noi conosciamo e te stava un mappa cinese. Era un mappa che ha stato fatto per Enricus Martellus, significa Heinrich Hammer, un tedesco, in Firenze, in 1489, tre anni prima che la discovery di America. 1489. E questo mappa, che certamente oggi conosciamo che viene dalla Cina, mostra che la Cina aveva scoperto al comienzo del 15 tutto il mondo, Australia, Africa e America, e non soltanto America, la costa atlantica, la costa pacifica di America, perché un cartografo alemán che si chiama Valde C. Müller en 1506 ha fatto il primo mappa mundi e ha preso una península al sur della Cina. Al sur della Cina.
Ve, por questo che io necessitava la lavagna, perché sin verde è impossibile. No, però dell'altra parte, sì. È fantastico, perché allora noi possiamo cominciare a capire la confusione che ha avuto quando è arrivato Colombo alle isole del Caribe, che il credeva fino alla morte che il stava al sud della Cina. E Cristóbal Colombo non ha scoperto America, ha scoperto una parte desconosciuta della Cina. E Americo Vespucci, che ha detto è un nuovo mondo, stava la penisola più grande di ciò che già pensava, ma ancora una penisola al sud della Cina. Dopo ha cominciato a apparire un nuovo continente e questo è stato una novità. Ma l'interessante è che le chinesi abbia arrivato primo delle europee America. Il mapa di queste è così: la penisola arabica, la India, la Indocina e dopo questa la Cina, un gran penisola che aveva un nome e dopo il Golfo Magno, il gran Golfo entre la Indocina e questa penisola. Questo è stato un errore in la cartografia di Venezia. Hanno messo Sud America al sud della Cina. E allora il mondo è stato più piccolo, perché Colón dice, io posso arrivare alla Cina e la Cina è in America. E allora la terra è più piccola che se che si pensava. È fantastico, perché lui arriva qui, al Caribe, Columbus, 12 dicembre, ottobre, 1492. Io ho letto questo con un riguardo filosofico, è fantastico, come il interpreta ermeneuticamente tutto ciò che vede con occhi europei in Asia. Allora il scrive nel giornale, noi siamo prossimi al Gran Khan. E il Khan è il canato mogol. Allora él creía che stava por acá, in Cina, e dice, noi siamo prossimi al regno del Gran Khan. E tutte le isole del Caribe comincia a essere strano, perché nel mapa di Martellus questa era una linea recta a un buraco, se le Caribe. Dice, bien, è arrivato all'Asia e ritorna. E fa un secondo viaggio o al più isla, terzo, quarto, e quando arriva al quarto viaggio, 1502, Columbus, arriva a Panamà. E l'indiano dice, dell'altra parte c'è un gran oceano, ah, è il Golfo Massimo, e scrive, noi siamo a 10 giorni di navigazione dell'Indo, del rio Indo, nella India. In Panamà. Allora lui credeva che qui e alla India poteva arrivare in 10 giorni di navigazione. E è morto nel 1606. Allora Colombo non ha scoperto America, ha stato nella India, nell'Asia. Americo Vespucci non ha parlato di America, il nuovo mondo. Stava più grande la penisola, perché Americo Vespucci è arrivato qui, è andato al sud dopo l'Ecuador e è arrivato a Patagonia, Argentina, e dice, no,
Questa penisola è molto più grande che si pensava. È un nuovo mondo, ma non è America. Nel 1506, Waldseemüller hace un mapa. Tutta Europa, Mediterraneo, tutta Africa. E qui, dell'altro lato dell'Atlantico, Nord e Sud America. E la quarta penisola al sud dell'Asia. Allora, America del Sud è in due parti. E Transatlantica, e è qui, e c'è cinque mappe nell'epoca dove appare la quarta penisola dell'Asia e la Real Sud America. È interessante perché allora è un nuovo mondo. E questo è un fatto filosofico, perché questo è stato la possibilità d'Europa di andare al di là del muro del mondo musulmano. E allora comincia una nuova esperienza esistenziale, filosofica, completamente nuova, che mai ha scoperto la filosofia europea. Mai. Perché, per esempio, questo anno, 2017, c'è il 500 anniversario di Lutero. Ha cominciato la riforma protestante. Però Lutero, se non aveva, primo Lutero, la scoperta dell'Atlantico, aveva sido una ricerca secondaria dell'Età Media. Non aveva nessuna significazione mondiale Lutero. Perché? Facile. Con la scoperta, ma non più, io posso parlare di scoperta, con l'invasione d'America, è interessante, l'impero Azteca è stato il primo impero che l'Europa latino-germanica ha conquistato in sua storia. Io donavo una conferenza in Alemania, ha detto, no, ma Giulio Cesare ha conquistato la Gallia. Ah, però la Gallia e i popoli latini sono tutti germani, è la stessa cultura e lo stesso continente. Non è qualche cosa di strana. Andare al di là dell'Atlantico e arrivare a una cultura assolutamente distinta è stata la prima volta nella storia della Età Media latino-germanica, che non è la storia bizantina arabo. L'Atlantico adesso permette al mar Baltico connettersi direttamente al nuovo centro geopolitico, economico, politico, religioso e tutto, che è l'Atlantico, non più il velo mediterraneo. Il velo mediterraneo s'ha finito. È un mare piccolo. Adesso è l'Atlantico il centro della storia. Dell'Atlantico da Europa e l'Africa, America, e si può arrivare all'Asia. Del Mediterraneo non si può. Allora, la modernità nasce, si origina nell'esperienza esistenziale del cambio di luogo geopolitico del Mediterraneo all'Atlantico, e il Baltico adesso connetta direttamente il nuovo centro geopolitico. Il nord d'Europa, la Germania, non si poteva separare da Roma,
perché qui è chiuso il nord d'Europa a donde iba alle osso polari. Non c'è possibilità. Doveva avere connessione con Italia e Roma, perché Roma è la connessione con tutto il continente eurasiatico. Doveva il nord dipendere del sud. Ma se adesso il Baltico conecta con il centro del sistema, che è l'Atlantico, il nord d'Europa, non c'è necessità più di Roma. È nato il cristianesimo del nord, il luteranismo, geopoliticamente. E la chiesa latina del Mediterraneo non è più la iglesia medievale, è una nuova iglesia, è l'iglesia cattolica. Il centro è il Concilio di Trento, che si fa il sud d'Europa, Spagna, con America Latina, è la novità. E allora c'è una rottura nella storia del cristianesimo. I cattolici romani credono che io sono venuto del primo secolo. No, voi siete del secolo XVI. È la seconda inversione del cristianesimo. La prima inversione è stata fatta nel secolo IV, quando Costantino ha preso il cristianesimo che criticava l'impero e l'ha fatto il fondamento dell'impero. La cristianità non è il cristianesimo. Ma adesso, nel 1492, il mondo latino e germanico diventa il centro del sistema di un mondo coloniale. E allora il cristianesimo non soltanto giustifica il sacro imperio romano, sino che adesso giustifica la metropoli imperiale di nuove colonie. E allora, altra inversione del cristianesimo. E ho scritto un articolo nella rivista Concilium, che è una rivista molto importante, in sei lingue tradotta. È stata fondata per Rahner, Congar, Schillenbeck. Io ho più di 15 articoli in Concilium, più che Rahner e più che Schillenbeck in questa rivista teologica. E allora io parlo della seconda inversione del cristianesimo, perché adesso arriva Hernán Cortés, un spagnolo che fa la conquista di Messico, il primo imperio che Europa conquista fuori del limite, con una cruz e con la spada. La spada non funziona. Il crucificato non aveva una spada. Che ha passato del primo secolo al XVI? Doppia inversione del cristianesimo. Noi vediamo. E allora è tutto differente, perché America Latina è la unica cristianità coloniale, perché l'Asia e l'Africa non sono cristianità, ma l'America Latina è una cristianità, è cristiana in generale, ma è coloniale. È possibile essere cristiana di seconda? Essere un cristiano che deve rispettare essere colonia? E allora questo sarà altro del principio di nostra critica a tutto il pensiero europeo. È cristiano inclusivo. E per questo che io ho fatto storia, ma non soltanto storia, è fatto storia della Chiesa, con un professore il più conosciuto in Alemania, il professor Joseph Lorz, in Mainz.
E allora io ho studiato, ma non la riforma luterana che stava la specialità dell'Orts. Io le dico, il secolo XVI è molto interessante con Lutero, perché non mi dona il permesso di lavorare sobre il secolo XVI, ma non in Europa, ma in America Latina? E l'Orts mi ha permesso. Avevo un stipendio, una beca, è fatto. Allora, ho studiato specialmente tutto il fenomeno religioso di America Latina in confrontazione con la Iglesia Latina Mediterranea del Concilio de Trento. Il Concilio de Trento è la modernizzazione della Iglesia medieval. È un'iglesia moderna, in tanto moderna, differente. Ya può existere per la ricchezza che Spagna ha preso di America e ha pagato a Roma. E Roma ha subsistito economicamente dell'oro, l'argento che gli spagnoli prendevano dalle mine d'America. La nuova chiesa moderna cattolica. Questa è un'altra tesi per discutere, ma interessante in questa storia. Io avevo due conferenze, che sono una, perché è unificato in una sola, e comienzo a finire. Professore, credo sia prevista una pausa, se vuole, di 10 minuti. No, io ho finito dopo un questionamento diretto, senza pausa. Sì. Perché se è facile per voi. Era prevista. Sì, pregunta, discussione. La modernità comincia nel 1492, contro Tulmin, Habermas, Max Weber e tutti i grandi. Comincia il momento che Europa si è aperta all'Atlantico e muore il Mediterraneo e nasce l'Atlantico. Aveva un gran storico, storiatore francese, Brodel, dans l'école des annales. Ha scritto un libro molto importante, Felipe II il Mediterraneo. Ma un discípulo de Brodel se llamaba Pierre Chenu. Él ha escrito 7 volumes, Sevilla, el Atlántico. No el Mediterráneo, el Atlántico. Y allora yo he capito esta idea. Il cambio geopolitico del Mediterraneo all'Atlantico è il comienzo della modernità. E pensate che nel secolo XVI ha cominciato la filosofia moderna. Ma per Francia, Alemania, Italia, Spagna, stava in l'età media, non ha fatto filosofia. Comienza con Descartes, Spinoza. Allora, chi è Descartes? È un filosofo francese. Dove ha pubblicato il discorso del metodo? Amsterdam. Chi è Amsterdam? Una colonia spagnola. Colonia spagnola fino al 1610. Allora, quando Descartes nel 1637 ha pubblicato in una quasi provincia spagnola. Ma Descartes, dove ha studiato Descartes filosofia? La gente lo toma alla leggera. Ha studiato in un collegio, La Flèche, in Francia, La Flèche.
¿Qué es que era ese colegio donde Descartes era entrado con 9 años porque estaba órfano y ha sortido a los 20 años, ha estudiado 10 años filosofía, la única volta en su vida, filosofía? Este es un colegio jesuita, como el Papa, hoy. Españoli. El director espiritual de Descartes estaba formado por los jesuitas españoles y debe de hacer cada día un examen de conciencia. Toda la mañana y toda la sera. Era muy estricto los jesuitas. Conciencia y cogito. Ego cogito. Yo tengo conciencia. Esto es una experiencia jesuita. Y lui dice, el primer libro de filosofía que yo he estudiado es el libro de Suárez. Que ha escrito la Disputatio Metafísica, que era el gran libro de filosofía del fin del siglo XVI en toda la Europa, porque estaba como el punto de partida de toda la problemática. Es un libro de 28 cuestiones. En las dos primeras, él habla de Dios. Suárez, jesuita de Coimbra y Salamanca, porque Portugal y España se han unido. A Dios le pone un nombre, el infinito, porque el jesuita comenzaba por el estudio de la matemática, que es la ciencia más abstracta de Descartes, de esteso. Dios es el infinito. Ebbene, el argumento de Descartes habla del infinito, que ha estudiado en Suárez. Incomprensible el argumento de Descartes sin los jesuitas. Ha estado un discípulo. Más que esto, mire qué interesante. 1611 lo he estudiado lógica. Lógica, que es la parte más abstracta de la filosofía. E lui ha studiato la logica in un filosofo. E questo filosofo si chiama Antonio Rubio. Questo era il testo che i gesuiti usavano in Goa, in la India, in Stoccolmo, in Parigi, in tutte le parti, usava questa logica de Antonio Rubio, donde ha escrito Antonio Rubio la lógica, donde Descartes ha estudiado lógica en la Universidad de México. Antonio Rubio era un profesor en México y ha escrito una importante lógica que los jesuitas la han preso en todos los colegios del mundo. Y Descartes ha estudiado lógica en un filósofo mexicano. Interesante, ¿no? Bueno, yo puedo rehacer toda esta historia. El segundo grande filósofo moderno, Spinoza, que siempre ha escrito así, Spinoza. No, non è vero. Questa è una trasformazione quasi latina. Il nome di Spinoza è Spinoza. Chi è Spinoza? È un giudaico sefardita, spagnolo. Él parlava spagnolo. En la sinagoga de Amsterdam ha été excluso. E tutto il teologo giudaico han fatto el giuramento en español, porque eran judaicos expulsos
por los Reyes Católicos de Granada. Allora Spinoza è di famiglia spagnola. Questa parte della filosofia, le francesi, le alemane e gli italiani mai le tocca. Perché? Perché hanno escluso il secolo XVI. De 1492 hasta il discorso non c'è filosofia. Ma è un secolo completo di filosofia, perché si è dimostrato in questo secolo che gli indiani, praticamente, anche sono umani, si hanno ritornato bestiali per la sua cultura. E allora il gran problematica del ciclo XVI è antropologico, etico e politico. E si è dimostrato che gli europei avevano tutto il diritto di evangelizzare e umanizzare le barbari. È la definizione di Kant. Gli indiani sono immaturi e questa immaturez è alto culpabile. E fu liberarli dalla ignoranza per fare dell'indiano un europeo. E questo si è fatto nel secolo XVI. E nel XVII è fatto. Allora comincia la costruzione della filosofia eurocentrica con l'euro egocogito. Io parlerò dopo che significa egocogito, da dove ha sorgito. E come non è la prima filosofia, come dice Hegel, come dicono tutti i filosofi, c'è un secolo di modernità, antes di Descartes. E questa è la visione che noi cominciamo a avere. Non è anecdotica, né secondaria. Noi facciamo una inversione completa della filosofia moderna. Non possiamo più accettare questa filosofia di Descartes fino a Habermas, Appel e incluso Levinas. Perché? Perché lui non aveva coscienza dell'eurocentrismo della sua filosofia. E allora è difficile che lui può parlare a tutte queste culture cinese, indostanica, musulmani, dell'Africa bantù, del popolo latinoamericano, che è necessario altro tipo di filosofia che surgisse della universalità e non della provincialità europea. La provincialità indiana, c'è un filosofo Guha in India, Guha, che ha fatto una critica molto forte a Hegel, ma dopo la nostra critica a Hegel è la stessa. Guha in India e nell'Africa, Membe, che è adesso un gran filosofo africano, che ha scritto la necropolitica, e allora comincia a avere un pensiero che viene dal sud, è mondiale. Gli europei non è informati su questa cosa. È aneddotica per Parigi, Berlino, Harvard. È aneddotica, ma sorgisse un mondo differente. Questa è stata la prima conferenza, la seconda la leggerà per le fine, per il samedi. Ma questa è una piccola introduzione della idea. L'idea è la storia e l'orizzonte
de dove io faccio le costruzioni di più importante categoria nella ontologia, nella etica, nella politica, nella logica e tutti. E allora se io sono eurocentrico, tengo una visione reduttiva. E allora un Habermas si va a Kenya, che può dire a un africano? Non ha capacità di parlare, ma deve partire da un'altra storia, di un mondo mitico, di altra cosa, differente, e allora noi sì possiamo parlare. E per questo che non è così aneddotica, pone in questione la totalità della filosofia moderna. E se Heidegger ha cominciato la critica della modernità, ha restato moderno. E se Vattimo, un buon amico, che non avevamo parlato più di una volta, pone in questione alla modernità come postmoderna, e sa che io le ho detto più di una volta, ma voi restate eurocentrico. E allora è un discorso futuro che noi dobbiamo sviluppare. Domani io voglio fare un discorso molto più filosofico. Più facile per filosofo, non così facile per l'altra gente, è strictamente filosofico, a partire di categorie della filosofia moderna, fino a un punto dove noi cominciamo alla creazione di nuove categorie che fanno una critica più profonda.